abbiamo con noi Antonio Passarelli, buonasera. Buonasera. E Mirko Zecchino. Buonasera. Che è il dirigente giocatore. Dirigente giocatore. Che ruolo giochi? In porta. Ah, benissimo. Grazie. E poi, portiere. E poi giocare, fare il portiere nel calcio a 5, no? Vedo tante volte significa anche saper giocare bene con i piedi. Tante volte vedo che escono, diventano ultimo uomo quando devono attaccare. Diciamo che diventa il quinto giocatore. Vero? Vero. Giocatore in più. Le porte sono molto più piccole di quelle da calcio, però è pure vero che tirano delle sassate anche da più ravvicinati, no? Sono più piccole, ma quando te trovi davanti l'attaccante è sempre grande. È difficile perché poi il pallone è rimbalzo controllato. Quindi partono delle mine allucinanti. Raffica. Allora, parliamo un po' della SD Laurentino Fontostiense. Partiamo con il presidente. Raccontiamo un po' l'organigramma della società e quello che fate. Allora, noi siamo partiti con la prospettiva di aiutare un quartiere, perché secondo me necessita, e Laurentino necessita di queste attività culturali. Quindi c'è uno sfondo sociale. Sociale. E quindi, anche perché, vede, noi abbiamo una scuola calcio che non facciamo neanche pagare. Quindi vengono i ragazzetti, giocano, io non li possiamo iscrivere anche non in federazione, ma li facciamo giocare uguale, in altre categorie un po' inferiori. E poi ci stanno queste attività sportive abbandonate dalla quale noi l'abbiamo tirata su a nostre spese, non a spese di comune, regione, ma a spese nostre di quartiere, e abbiamo una prospettiva di ingrandirci come quartiere e aiutare tutto questo quartiere che c'ha proprio bisogno. Molto bene. Allora, a livello, quindi se ho capito bene, i ragazzi possono iscriversi da voi? Sì, quest'anno sì, poi sì. Siccome ci abbiamo avuto anche una spesa, chiaro, dovete rientrare. Il campo sportivo, magari il prossimo anno una quota sociale, non di più, penso che comunque la faremo. Ma è giusta, pagare. Ma è giusta. Sì, certo, anche perché torniamo il kit, eccetera, eccetera. Certo. Allora, partecipate alla Serie D del calcio 5, quindi sì. Significa che giocate all'interno di Roma, della regione? Sì. Sì, dentro Roma, limitrofe, magari possiamo andare, che ne so, Frigene, Fiumicino. Sì, nella provincia rimanere. Sì, 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 dipende sì. Dal girone che. Il girone che noi abbiamo. Siamo nel girone D, del quale è un girone di ferro quest'anno. Come mai? Ci sono squadre abbastanza ad alti livelli, sì. Allora, calcio 5 in Serie D, ovviamente il campo è quello in erba sintetica. Sì. Giusto? Sì. Nuovo, quest'anno nuovo. Molto bene. E allora, com'è? Allora, quindi voi partite da ragazzi, poi noi stiamo parlando di Serie D, di una prima squadra. Sì. Chiaramente, sì, no? Sì, una prima squadra. Ok, prima squadra che cosa significa? Cioè, l'età per giocare in prima squadra è un po' come nel calcio, dopo i 20 anni? No, l'età è diverso. Per giocare in prima squadra puoi giocare in qualsiasi età, anche 16 anni fino a 50 anni. E abbiamo anche esperienze in A2 che giocano a 50 anni, come Rubei che gioca nel Capitolino. È chiaro, perché poi è uno sport. Noi spesso facciamo l'errore da profani di chiamare il calcio a 5 calcetto, quindi sì. Lo definiamo quasi un mini calcio. Sì. In realtà, come già abbiamo avuto modo di dire, ci sono tante particolarità, a cominciare dal fatto che la palla è rimbalzo controllato, sì. Innanzitutto. Non si può passare al portiere. Io quando gioco con gli amici la ripasso al portiere, no? Ma quello è sì, diciamo, un fallo. Si può passare, ma deve avere una regola. Esatto, di stare nella metà campo. No, deve essere prima intercettata dall'avversario e dopo la può ritoccare il portiere, a meno che il portiere non superi la metà campo e gioca nella metà campo. E gioca nella metà campo. Sì. Esatto, poi la rimessa viene fatta con i piedi. Sì, si hanno quanti? 4 secondi? 4 secondi in tutto, anche il portiere c'ha 4 secondi. Ci stanno un po' di regole, se no altrimenti finirebbe subito la partita. Cioè, certo. Sarebbe 1-0, finisce la partita, portiere, eccetera, eccetera. Vi divertite? Io tanto. Moltissimo, moltissimo. Poi abbiamo un tifo che penso. Davvero? Che, sì. Quindi il quartiere è. Sì, abbiamo detto. È diventato molto che, attaccato, unito. Ma a questa, ormai è riconosciuto realtà. In tutta Roma questo tifo che noi abbiamo. Abbiamo dei splendidi ragazzi che ci seguono dappertutto, ma quei 30 ragazzi qualsiasi in tutte provincia, paese, dovunque andiamo vengono sempre. Quartiere andiamo. Ogni partita che facciamo lì. Non giocate mai in trasferta? No, mai. Anche quando giochiamo in casa poi ci saranno sempre un centinaio di persone a vederci. Ed è una Serie D, ecco perché ti dico che è una realtà che sta crescendo di un quartiere. Io non vorrei dirvelo, ma vedrete che tra qualche anno metteranno le barriere pure lì.
Speriamo di no, speriamo di no, perché... anche perché guarda, ci divertiamo, non facciamo niente di male, quindi non penso ci possano. Il nostro tifo è un tifo di quartiere, nel senso che è un gruppo fondato proprio per sostenere la nostra squadra, tant'è vero che si chiama LFO Ultras. Sarebbe proprio LFO, Laurentino Fontostiense, sì, sì, ci seguono dappertutto. Ma con rispetto in tutte le categorie. Poi rispetto per l'avversario è la prima cosa. Ci stanno delle immagini, dopo vedremo anche su Facebook, eccetera, che c'è uno spettacolo. È bellissima questa cosa. Siete riusciti ad aggregare, insomma, tutto questo TV, tutto questo affetto intorno a voi in quanto tempo poi alla fine? Perché sono tre anni e qualcosa, ecco, sì. Sì, 3-4 anni che abbiamo deciso di fare la Serie D. E da quando abbiamo cominciato che ci seguono da 3-4 anni. Incredibile, sì. Bravi. Vanno sempre ad aumentare, poi non è che diminuiscono. Freddo, sì, sì. Caldo, quello che sia, ci seguono sempre. Sentite, ecco, una mano in più. Progetti per il futuro? Guardi, il progetto per il futuro, non nascondo che vorrei fare un qualcosa in più. Non rimanere perché in Serie perché D. Perché devi nasconderlo? No, perché sai, magari uno... C'è niente di male, anzi. È lo se sport. Lo dici poi vorresti, dice sei un po' presuntuoso. E vorrei continuare a salire di categoria anno per anno, perché secondo me la possibilità c'è. C'è perché ci stanno. Allora, già ci sono i tifosi. Sì, e questa è già, quella, è già una cosa che non c'ha quasi nessuno. Poi in più i giocatori ci stanno, la società è presente e quindi speriamo che magari ci sta il quartiere ci viene ad aiutare un altro po'. Ecco, è quello, perché salendo di categoria poi serve più denaro. È quello la questione. Perché poi adesso, come dicevamo all'inizio, giocate all'interno della provincia di Roma, comunque della regione. Sì. Più si sale di categoria più magari diventa centro Italia fino a diventare nazionale la cosa. Sì. Ma nazionale arrivare, diciamo per arrivare la Serie A, Serie A2. Non penso arriviamo a quello, ecco. E B è sempre nazionale, però è più la Sardegna, sì. Più vicino alla tua regione. Ho capito. Allora, bella questa cosa, mi ha colpito tantissimo del fattore tifo. La SD Laurentino Fontostiense dove gioca? In casa? In casa gioca a via Aurelio Vergani, che sarebbe una, sempre a Laurentino zona Laurentino, diciamo, come si dice, chi conosce bene, Laurentino 38. Oh, ecco, benissimo. Il famoso Laurentino 38. C'è il mercato? No. Più vicino centro commerciale vicino, ecco, dalla parte del centro commerciale, diciamo, più la parte limitrofa da start parte. Sì. Siamo in via Aurelio Vergani 25, adiacente a via Cesare Pavese, o Corrado Coponi, ecco, c'è San Bel Parco. No, come centro sportivo è caruccio, lo stiamo migliorando anno per anno, però. Ragazzi, sei una società giovane. L'ha ripreso da zero e l'ha tirato su con grandi prospettive e grande passione, sento. Sì. Allora, via Aurelio Vergani 25, voi siete anche su Facebook, Presidente prima ha detto, poi ci andrete anche a trovare su Facebook, qual è la vostra pagina? La pagina è Laurentino Fontostiense Scuola Calcio, e come è anche ASD Laurentino Fontostiense. Molto bene, parte. Allora forza Laurentino Fontostiense, mi avete contagiato, mi avete veramente contagiato. Guarda, ci farebbe piacere, anche, ci se viene a trovare della, anche se non sono della zona Laurentino, però sapere che c'è una squadra che viene tifata da tante persone, una squadra di calcio a 5 che gioca in Serie D, mi piace questa cosa, mi piace veramente tanto. Non è perché sono i nostri tifosi, ma comunque lì non ci, da noi non ci sono pregiudizi. Non c'è Roma, non c'è no, Lazio, perché mi sembra bravo, c'è mi sembra proprio Laurentino Fontostiense. Bellissimo. Questa è una cosa bellissima. Esatto, mi ha colpito molto. Mi raccomando, forza Laurentino Fontostiense, grazie. Forza Laurentino. Grazie, è stato veramente un piacere avere qui in diretta Radio Radio. Pensate, Antonio Passarelli, Mirko Zecchino, a questo punto dobbiamo dire passatevelo. ASD Laurentino Fontostiense, la terza squadra della capitale. Grande. Ti ringrazio, grande. Grazie a voi. Buonanotte.